Care amiche e cari amici, che orrore, che spavento quello che sta succedendo a Venezia, e non solo a Venezia, in molte regioni d'Italia. Veramente è un qualche cosa che mi lascia attonito, sgomento, perplesso. Io avrei voluto fare di questo argomento prima un video. Venezia, Matera, devastate dal maltempo, ma anche altre regioni d'Italia. Altre regioni d'Italia devastate dalla neve, dalla pioggia, dalle esondazioni, dalle inondazioni, da tantissime cose. E invece non ho avuto il tempo perché ho da fare. Allora, ne parlo adesso che ho l'opportunità di fare questo nuovo radioprogramma in Spreaker perché ho dovuto cancellare degli episodi precedenti. Voi tutti sapete che se non riuscite a trovare qualche mio vecchio episodio in Spreaker o volete ascoltarne di nuovi, basta che andiate nel mio canale di YouTube Santenchan e lì trovate molti dei miei vecchi radioprogrammi di Spreaker. Inoltre, se vorrete ascoltare dei radioprogrammi miei, c'ho anche un secondo canale, Radio Santenchan, dove ho salvato centinaia di episodi di Spreaker. Quindi tutti coloro che amano ascoltare più che guardare in YouTube sapranno dove dirigersi: a Santenchan, il canale principale mio di YouTube, e poi in Radio Santenchan, che è il mio secondo canale, è il mio canale principale. Comunque va tutta la mia solidarietà ai veneziani. E come al solito, le grandi opere in Italia sono fonte di corruzione. Da più di 30 anni che si doveva fare questa diga, il MOSE, se non mi sbaglio, un insieme di paratie nell'acqua, che ancora non sono state completate. Forse nel 2021, vi immaginate? Ancora fra più di 2 anni. E poi circa 2 anni. E poi, quando avranno finito, l'avranno completate, bisogna vedere innanzitutto se funzioneranno o se non peggioreranno il problema, perché adesso che è incompiuto quella specie come dire, di argine artificiale, contribuisce di più all'inondazione con la mareggiata, il vento, che se non ci fosse. Ma il fatto è che è stato progettato ed iniziato a costruire 30 anni fa. Adesso non mi ricordo come si chiama. Ci sto cercando qua, ma come al solito si ricarica la pagina. Vediamo Venezia, acqua alta. Mosse di Venezia. Io Il Mosse si chiama proprio Mosse. Cosa sarebbe successo a Venezia se il Mosse? Avesse funzionato. Perché non è funzionato, non ha funzionato. È semplicemente incompleto. E poi qua è un altro articolo. che leggo perché il MOSE non è stato azionato. Tutti a fare sta discussione del giorno dopo. Intanto non è stato azionato.
È veramente una cosa incredibile, ma non è stato azionato? E qua sto cercando il perché. Che cosa sarebbe successo? Vediamo un po'. Venezia, perché il MOSE non è stato azionato contro l'acqua alta? Parla l'ingegnere che l'ha progettato. Sarebbe stato un atto incosciente. Il MOSE non può ancora proteggere Venezia Perché perché non è non finito. sarebbe stato come guidare una Ferrari senza freni. Non c'è persona al mondo che conosca il modulo sperimentale elettromagnetico meglio di lui. Stiamo parlando di Alberto Scotti, il papà del MOSE. Alla fine degli anni 80 è stato l'ingegnere, oggi 73enne, a progettarlo. Da allora sono passati decenni e Scotti non ha mai smesso di seguire l'iter infinito del sistema di dighe mobili che un giorno proteggerà Venezia dall'acqua alta. Adesso abbiamo una data di consegna realistica, il 31 dicembre, assicura in un'intervista. Questa volta ce la faremo. Non ce l'hanno fatto per 30 anni, ce la faranno adesso, giustamente. Ma non c'entra nulla il progettista, l'ingegnere. Capito? Alberto Scotti, qua c'entra la burocrazia italiana, qua c'entra tutti quelli che si sono mangiati i soldi. Per Luigi Dal Paos, massima autorità dell'ingegneria idraulica, non ci sarebbero stati a Venezia gli allagamenti che abbiamo invece avuto, ma la struttura è mal pensata. Quindi Luigi Dal Paos è proprio nato male il MOSE. Il punto vero del disastro dell'altra sera a Venezia è che le previsioni di marea davano un livello di 190 centimetri a Chioggia con un vento che spirava forte dal nord verso sud, vento di tramontana. Poi invece il vento è improvvisamente girato da sud verso nord, diventando scirocco, e ha sospinto la marea prevista a Chioggia verso Venezia con una velocità e un'irruenza mai viste. Si poteva fare qualcosa, e se il mitico MOSE fosse stato in funzione, avrebbe risparmiato l'ultima apocalisse su Venezia? La sua osservazione è esatta, e io le rispondo però che nei giorni scorsi il cambiamento del vento sulla laguna, a MOSE funzionante, sarebbe stato un imprevisto rispetto alla previsione. E perciò, come sempre accade, la previsione non garantisce sull'esito della previsione stessa. Però va anche detto che in questo caso, se per ipotesi avessero chiuso le paratie del MOSE, i danni che poi si sono registrati non ci sarebbero stati. Chi parla è Luigi Dal Paos, professore emerito del liceo, acronimo di Ingegneria Civile Edile Ambientale dell'Università degli Studi di Padova. Insomma, quando è che avrebbe dovuto entrare in funzione nel caso specifico? Se fosse stato attivo il MOSE, avrebbe dovuto entrare in funzione non appena l'altezza di marea prevista avesse superato i 110 centimetri sullo zero mareografico di punta della salute. Entra in funzione automaticamente? No, c'è una procedura. Si fanno delle previsioni e la procedura per essere sviluppata richiede circa 6 ore di tempo. Quindi, con 6 ore di anticipo sul fenomeno dell'alta marea, si procede a fare tutte le azioni che sono necessarie per poi rendere operativo lo sbarramento. E il tempo di reazione o di previsione necessario è un tempo abbastanza lungo rispetto ai tempi caratteristici di certi fenomeni indotti dal vento. Quindi alla fine non si può prevedere tutto in tempo. Sarebbe funzionato. Il MOSE? Non sarebbe funzionato il MOSE? Ecco, c'è chi dice che i cambiamenti bruschi, drastici del clima avrebbero reso inutile il MOSE, perché
si sarebbe dovuto azionare molto tempo prima, più circa 6 ore, e in 6 ore può succedere di tutto. Cioè, in 6 ore può piovere molto di più di quanto ha piovuto a Venezia l'ultima volta, oppure ci possono essere delle mareggiate incredibili, e quindi alla fine in 6 ore è una reazione molto lenta. Ecco, io vorrei sapere da voi cosa ne pensate. Cosa pensate di quello che è successo? Se è veramente il MOSE progettato e costruito negli ultimi 30 anni veramente sia stata un'opportunità per salvare Venezia e tutta la regione, o invece se sia stata solo un'opportunità per rubare tangenti. Perché ci hanno mangiato molto, ci sono state delle indagini di corruzione e alla fine non abbiamo un'opera pronta, bella e pronta. Ancora si deve finire, ma voi vi immaginate 30 anni per costruire questo sistema di paratie? Noi non stiamo parlando di 3 anni. Non dico 10 anni, 3 anni, 3 mesi, 3 settimane. No, no. Stiamo parlando di 30 anni circa. Cavolo. E adesso ci dicono, dopo questo immane disastro, con le gravi perdite del patrimonio artistico italiano, storico, ci vengono a dire che Matera, che è patrimonio dell'umanità, e Venezia si sarebbero potute, non dico salvare, perché il MOSE già quando entra in funzione come minimo ci sarebbero stati 110 centimetri di acqua, ma almeno si sarebbero potuti limitare molto i danni. Non sarebbe arrivata l'acqua ai 2 metri magari, ma a 1 metro e 10 centimetri. E quindi dopo 32 anni avremmo avuto lo stesso un MOSE che magari è anche arretrato con rispetto al livello del mare attuale, perché il livello del mare è aumentato, è cresciuto negli ultimi 30 anni. E per di più, se c'è alta marea, non ti dico, allora il MOSE si troverà a avere certa altezza che magari sarà insufficiente, e oltretutto se fosse entrato in funzione non avrebbe protetto dai 110 centimetri di inondazione che ci sarebbero stati comunque, quindi una protezione parziale. Ci hanno mangiato in molti, c'è stata corruzione, come anche per l'Expo di Milano, per qualsiasi cosa si faccia in Italia. E niente, alla fine voi che ne dite? Voi che ne pensate? Alla fine si rimane col dubbio, no? Sarebbe servito, ma perché ci hanno messo così tanto tempo? Chissà quante opere si sarebbero potute progettare in Italia in 30 anni e si sarebbe costruita la migliore. Magari in 30 anni si aspettavano 30 anni, avessero passato 30 anni a progettare, poi la costruivano adesso per il 2022, tanto l'inondazione ci sarebbe stata lo stesso, e si sarebbe contato con la migliore tecnologia. Invece così ci abbiamo un'opera che quando sarà finita nel 2022 ci avrà la tecnologia e diciamo l'ingegneristica degli anni 80, con delle sfide ambientali ed ecologiche. Arrivederci.